all'Assemblea Generale oggi in Federazione Italiana Tradizioni Popolari qui a Roma, un consulente molto importante, il dottor Cosimo Caridi, che ci ha illustrato quelle che sono le consuetudini, insomma, da assolvere per entrare nel terzo settore. Buongiorno, posso semplicemente fare un riepilogo di quello che è stato ieri il mio intervento. È importante sapere l'ente non profit non si deve identificare in generale, ma l'ente non profit deve essere identificato come quell'associazione che non permette di dividere gli utili. Poi esiste anche l'ente non profit che può essere con le attività proprie istituzionali e accessorie, svolgere attività non commerciale e attività commerciale. Ben spiegato anche ieri, voglio identificare la distinzione come attività commerciale e non commerciale con il corrispettivo che viene corrisposto ad ogni esibizione culturale dell'associazione. La puntigliosità di determinare la non commercialità è quella che nel momento in cui un'associazione percepisce un corrispettivo dietro una controprestazione, cioè l'esibizione culturale, deve essere pari a euro esempio 1000 e conseguentemente il costo sostenuto dall'associazione per quell'evento deve essere di pari importo, specificando sempre nell'esempio 500 euro per le spese di viaggio e 500 euro per le attività subito dopo l'esibizione, magari di ristorazione con tutti i componenti. Inoltre devo dire che l'intervento del codice del terzo settore ha cercato di raggruppare tantissime associazioni del volontariato, come le associazioni di promozione sociale, le ODV, le Ollus, devono essere sempre di più avvantaggiate queste associazioni fuori le tre categorie che ho appena identificato, e mi auguro che la norma e il legislatore intervenga in maniera positiva e decisiva per accogliere nel codice del terzo settore e nel registro unico terzo settore tantissime associazioni che fanno parte della nazione e che vogliono divulgare le loro attività. Ma come devono intervenire il legislatore? Deve intervenire con la semplificazione per quelle piccole associazioni che non hanno volumi di affari elevati. Faccio esempio, già esiste con la modifica al codice del terzo settore con la legge del 4 luglio 2014 numero 104, che hanno permesso per la redazione di un bilancio di cassa aggregato per coloro che hanno un volume di affari annuo di 60.000 euro. Mi auguro e mi auspico che anche il vice ministro Maurizio Leo, che io ho avuto la fortuna di conoscere in molti convegni nel lontano 1990 e seguenti, insieme all'avvocato Carlo Nocera, e ho ascoltato le loro relazioni con molta attenzione, loro erano vicini anche ai piccoli imprenditori, e in questo momento anche chiedo di essere vicini alle piccole associazioni, di diminuire per quel che riguarda il volume di affari, per semplificare sempre di più. E mi permetto di concludere questa intervista supplicando tutte le forze politiche e in particolare il sottoministro onorevole Maurizio Leo, di permettere anche a tutte le associazioni iscritte al RUNZ di avere l'agevolazione della 398 del 91. Che facilita e aiuta tutte queste piccole associazioni non solo dal punto di vista delle imposte dirette IRES e IRAP, ma anche dal punto di vista delle imposte indirette, soprattutto per l'IVA, dove potranno usufruire di una detrazione del 50% per quello che riguarda gli introiti commerciali. Nessuno vieta alle associazioni di continuare a svolgere le attività non commerciali, che come ho ben spiegato prima si identifica totale corrispettivo 1000, totale costo dell'evento 1000, ma nel momento in cui l'associazione percepisce 10 euro in più, 50 euro in più di quello che viene documentato come costo, io chiedo, per concludere, alle forze politiche tutte di intervenire nella legge del codice del terzo settore, semplificando l'agevolazione per quanto riguarda le piccole associazioni di entità, altrimenti non è
completamente la finalità voluta dal legislatore non è riferita e non è rivolta a tutte le associazioni, in particolare le tantissime associazioni del piccolo mondo del terzo settore, con associazioni culturali eccetera, che hanno un volume di affari minimo e vanno avanti dietro le somme che sacrificano anche i presidenti per cercare di mandare avanti queste tradizioni popolari, poiché oggi mi trovo all'Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Dottore, lei ha fatto anche di più, ha fornito tutti i presidenti che sono intervenuti qui in questi due giorni di alcuni opuscoli molto molto illustrativi e semplici e schematici. Potremmo magari vederli nei prossimi giorni anche per i non intervenuti sul sito della federazione, ma tanti associati facevano e ponevano ancora sempre la stessa domanda. Ora la Federazione Italiana Tradizioni Popolari come federazione nazionale entra con l'approvazione del nuovo statuto nel terzo settore. Tutti chiedono ancora, le piccole associazioni confederate alla nazionale possono ancora avere la possibilità di scelta se entrare o meno nel terzo settore? Tutte le associazioni sono libere di una scelta democratica di poter iscriversi o meno nel registro unico terzo settore. Ciò cosa vuol dire? L'auspicio è quello di un intervento legislativo che aiuti tutte le minime associazioni a poter partecipare anche loro nel RUNZ, perché attualmente non vengono tutelate queste piccole associazioni. Allora chiedo fortemente e comunico che è libera la scelta di ogni associazione. La federazione ha fatto un passo molto importante e oggi, modificando e adeguando lo statuto al codice del terzo settore, inizia una nuova era anche a favore della legislazione in vigore. Ma attenzione, tante associazioni che sono affiliate o aderenti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari si trovano in difficoltà anche per gli adempimenti semplici amministrativi che fino a qualche anno fa non erano previsti. Quindi il legislatore deve aiutare queste piccole associazioni e non si deve soffermare ad aiutare le grosse associazioni, come mi permetto di identificare il CONI con le varie associazioni di società e associazioni sportive dilettantistiche e anche quelle della danza che sono affiliati allo CSN e quindi tante altre realtà, ma soprattutto dare una mano alle piccole associazioni aderenti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Concludo, non è un obbligo iscriversi al RUNZ e a modificare lo statuto ai fini del codice del terzo settore, però è un auspicio che l'intervento legislativo futuro ci permetterà a tutte le associazioni aderenti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari di iscriversi al RUNZ. Come federazione la ringraziamo per essersi messo a disposizione proprio per questi adempimenti che comunque ogni associazione adesso dovrà in qualche modo affrontare. Grazie mille di tutto. Grazie a voi e devo dare un applauso a tutta la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, al Presidente e tutti i componenti della Giunta e tutti i presidenti presenti in diretta e in remoto. Complimenti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. E sul sito della federazione troverete proprio gli opuscoli che il dottore ha gentilmente preparato per tutti gli associati. Grazie ancora. Certo, grazie a lei, grazie a lei e grazie a tutti.